Ciao ragazzi, in questo video volevo farvi vedere cosa vuol dire una valvola normalissima, on-off, ok, che si può chiudere e aprire, e cosa vuol dire una valvola termostatica con la testina termostatizzabile, qual è la differenza e qual è il principio di funzionamento e come si può risparmiare cambiando le valvole dei termosifoni da queste normali a quelle lì termostatizzabili, mettere la testina termostatizzabile. Che è una testina come questa che praticamente ha dei numerini, okay, che si possono impostare, okay, e mantenere una temperatura più bassa e una temperatura più alta nelle stanze. Praticamente come funziona? Questa è una valvola Farmach, ce ne sono di diversi tipi, come questa da Giacomini, che lo stesso si può togliere la testina di on-off che si apre e si chiude il termo e si può mettere quella termostatizzabile, ok? Poi ce n'è anche da RBM, che è questa, anche questa qui ha dei numerini. Se vogliamo andare un po' su più digitale, un po' più confortevole, ci sono le testine, in questo caso è una da RBM, ma ci sono anche tanti altri modelli, ci sono dei kit da comprare. Che questa qua praticamente funziona come il termostato digitale che abbiamo in casa sul corridoio o insomma dove è installato, che tu imposti la temperatura a 20, 21 gradi, 18 gradi come vuoi e qui all'interno c'è un motorino che apre e chiude il termo a seconda della temperatura che noi impostiamo. Come si fa a cambiare la testina? Se abbiamo una valvola FAR come questa, ma anche su quelle da RBM o da Giacomini è più o meno uguale il principio di testina, no? Di funzionamento. Basta aprire questa testina qua sul kit che noi riceviamo da FAR quando compriamo una testina termostatizzabile. All'interno c'è anche un pistoncino verde che va inserito qui all'interno. Io adesso non ho più la confezione e quel pistoncino là l'ho perso, quindi metto un dado normalissimo che ho trovato qua in capannone, rimetto indietro il tappino, ok, questo qua bianco, e avvito finché tutto il pezzo bianco viene fuori, vedete così, e mi rimane solo la valvola, il corpo della valvola. Tolgo via questo pezzo qui, prendo la testina termostatizzabile, la inserisco, guardate che faccio vedere, ok, la apriamo prima. Dobbiamo aprirla del tutto, ok? La mettiamo 5, tiriamo questa ghiera indietro e la infiliamo su questa scanalatura qua. Aspetta, la ritiro fuori. Qui c'è una scanalatura, un bordo, ok? Bisogna spingerla finché entra su quel bordo là, ok? Adesso lo sentite che non si riesce a muovere e spingiamo questa ghiera indietro per far coprire quella scanalatura che vi ho fatto vedere prima. Sotto la valvola c'è questo pistoncino qua, ok? Questa è la sicurezza, cioè sicurezza tra virgolette, è il bloccaggio, ok? Per far rimanere la testina sulla valvola, basta spingerlo dopo averlo inserito, ok? Basta spingerla, è entrata dentro. E questa è la nostra testina termostatizzabile installata. Questi numeri hanno anche delle gradazioni di temperatura, adesso io non me li ricordo bene, però comunque uno so che era più o meno su 15-16 gradi, 2 so che era sui 17-18 gradi, 3 era su 21-22 gradi, 4 era sui 23-24 gradi e 5 invece era sempre aperto o al massimo dei 28 gradi, ma sicuramente in casa non imposteremo mai il termostato su 28 gradi, di solito lo teniamo su 21-22 gradi. In bagno magari alziamo un po' di più. Se noi mettiamo queste testine qua su ogni termo della nostra casa, magari se abbiamo che ne so, una casa con 10 termi e utilizziamo soltanto 3 o 4 stanze, questa testina quando sente che ha raggiunto la temperatura impostata, che noi se la mettiamo su 3 sarà sui 21-22 gradi, chiude il termo. Chiude quel termo lì e lascia tutti gli altri a funzionare e scaldare l'ambiente. Quando anche un altro termo ha raggiunto la temperatura, chiude anche quel termo. Man mano che
chiude tutti i termini. Quando la temperatura scende, no, di gradi, che arriva, che ne so, sui 20, 19, 20 gradi, apre ogni termo in parte e riparte il ciclo. Vi ho preparato anche un disegno per far capire meglio come funziona. Praticamente questo è un normalissimo impianto di una casa con 6 stanze, ok, di un appartamento, di una casa con 6 stanze, e se noi mettiamo su in ogni camera una testina termostatizzabile, ok, questa è la caldaia che è sul corridoio qua, ho disegnato anche un termostato. Se noi impostiamo il nostro termostato a, non so, mettiamo caso a 22 gradi, lui praticamente sente la temperatura del corridoio, ma non sente la temperatura di ogni stanza in parte. Quindi magari se io queste due stanze qua in fondo non le utilizzo e voglio comunque avere una temperatura decente, posso impostare con le valvole termostatizzabili, lo metto su 2,5 e imposto 18 gradi su queste due, ok? Su queste due camere che non utilizzo sempre. Su questa camera che invece la utilizzo, imposto 21 gradi, la metto a 3, e quando praticamente queste due stanze arrivano in temperatura, chiudono questi due termi, ok, e sull'impianto rimangono funzionanti soltanto 4 termi, perché in bagno magari metterò sempre 21, mettiamo un po' più caldo, 22 gradi. In cucina, se cuciniamo e facciamo da mangiare, arriva sempre presto in temperatura, no, la cucina, quindi mettiamo anche qua 21 gradi, ma questo termo funzionerà poco e niente. E in soggiorno lo stesso, mettiamo 21 gradi, ok? Man mano che anche gli altri termi raggiungono la temperatura desiderata, anche questi si chiudono, rimangono soltanto 3 termi da scaldare. In questo modo possiamo risparmiare soldi, perché la caldaia non scalda più 6 termi. Mettiamo caso che, non so, su ogni termo abbiamo 10 litri d'acqua. Siccome ha da scaldare 60 litri d'acqua, se noi eliminiamo 2 termi, ne rimangono 40 litri d'acqua che la caldaia deve scaldare per far scaldare l'ambiente. Se abbiamo raggiunto anche nella camera la temperatura, rimangono 30 litri di acqua che la caldaia deve scaldare, quindi consuma meno gas. Man mano che tutti i termi si chiudono, ok, magari ne rimane, che ne so, questo del bagno rimane aperto perché è quello con la temperatura più alta, la caldaia da scaldare soltanto 10 litri d'acqua, li scalda, ok, e si spegne. Quindi in questo modo possiamo, uno, regolare meglio la temperatura di ogni stanza in parte, due, avere un ambiente molto più confortevole, ok, perché regoliamo la temperatura di ogni stanza in parte. Quindi se magari, che ne so, qui abbiamo un termo grande in cucina, mettiamo, che ne so, 12 elementi, e invece in bagno abbiamo un termo piccolo da 6 elementi, anche se il bagno è un po' più piccolo, questo, se noi abbiamo il termostato sul corridoio, questo scalderà tantissimo, invece questo del bagno scalderà la metà. E magari in bagno fa sempre più freddo rispetto alla cucina, e dovrebbe essere l'incontrario. In bagno fare un po' più caldo che quando fai la doccia, esci fuori e dalla doccia e trovi caldo l'ambiente, e in cucina fare un po' più freddo perché tanto non ci serve più di tanto, perché facciamo da mangiare e tutte, insomma, non stiamo tanto, mangiamo e poi andiamo in soggiorno in camera da letto. Possiamo risparmiare con queste valvole qui, anche perché non consumiamo gas per scaldare tutto l'ambiente, perché se noi mettiamo se abbiamo due stanze che non li utilizziamo e anche queste devono arrivare a 21 gradi, allora la caldaia fa fatica a scaldare tutto l'impianto. Ma quando le impostiamo a 18 gradi, questi due termi li eliminiamo perché hanno raggiunto la temperatura impostata sulla testina termostatizzabile, ciao, si è chiuso, e qui queste due stanze non le scaldo più e mi fanno risparmiare soldi in bolletta. Spero che sono stato chiaro e che avete capito come funzionano queste valvole termostatizzabili e come si fa a risparmiare soldi con questo, diciamo, nuova testina. E grazie di tutto, e ci sentiamo nel prossimo video. Ciao!